Allora, è là. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a chi ci vede da casa. Bisogna schiacciare, poi si spegne. Allora, sono una persona gentile, grazie. Grazie. Allora, oggi ci troviamo per parlare di dive, divine e registe, e parliamo di due dive, di due divine, Vanda Osiris e Millie. Allora, Vanda Osiris in realtà si chiamava Anna Menzio, romana. Voi la vedete qui in un suo tipico atteggiamento, con un vestito che era sobrio per i suoi canoni. Comunque, lei, vi ho detto, è romana, nasce a Roma. Il padre lavora nelle scuderie del re, di Vittorio Emanuele III, e vediamo che sia Vanda Osiris che Millie avranno a che fare con la casa reale in maniera più o meno diretta, no? E questa è una delle cose che le accomuna, mentre moltissime sono gli elementi che tra di loro proprio divergono, perché discreta, elegante, ma di un'eleganza raffinata Millie, mentre invece molto più espansiva, molto più di un'eleganza secondo me discutibile, che però era costruita. E direi artista Millie, artista che veniva anche da una sua predisposizione alla ricerca, allo studio, mentre invece era molto più, direi, diretta Vanda Osiris. Una piemontese, l'altra laziale, però tutte e due eleggono poi Milano a loro città d'elezione. Vanda Osiris vi risiederà fino alla morte, mentre invece Millie, che è una vagabonda dell'arte, andrà in giro, no, da Germania, Francia, Stati Uniti, però si riteneva milanese, e infatti sono molti i recital che lei nel corso del tempo fece di canzoni milanesi. Io ho assistito, sono prova vivente, ho assistito a un paio di questi recital, vi posso assicurare che sono stati, adesso si usa dire, da brivido. Comunque, allora, abbiamo detto di Anna Menzio per quanto riguarda il suo rapporto con la Casa Reale, perché lei cresce con lo stipendio che la Casa Reale passa al padre, che cura i cavalli del re. Già da ragazzina ama molto la musica, infatti i genitori le fanno studiare il violino, il canto e poi, come complemento, anche la recitazione. Però ne abbiamo parlato spesse volte, è Milano che attira molto, adesso attira per la moda, per il cinema che stava iniziando, le case di produzione, per cui lei capisce che se vuole avere successo deve andare a Milano, venire a Milano. Viene a Milano e emerge subito, forse con la forza della volontà, perché non so trovare molte altre spiegazioni, e diventa soubrette, perché a quell'epoca quello che veniva più rappresentato, più che della prosa, dei drammi, sono invece le riviste, e entra in una delle maggiori compagnie, che è quello di Carlo Rota, in questo che era proprio un mito. Questo teatro è il teatro Cinema Teatro Eden, in cui ci venivano proiettate le prime pellicole di quel periodo. Comunque viene ingaggiata all'Eden, e il suo debutto è il Vile Pedone, e ancora non ha cambiato il nome, che è ancora Iole Anna Menzio. Però
comincia intanto a rimuginare, vuole cambiare, cambiare internamente e esternamente. Poi dall'Eden va avanti, si esibisce all'Excelsior e all'Excelsior con Totò, per cui anche quella è stata una grande scuola. Decide, come vi dicevo, di cambiare il suo personaggio. No, voi sapete che qualche tempo fa, qualche decennio fa, ci fu un famoso film, no, in cui si diceva gli uomini preferiscono le bionde. Lei aveva lunghi capelli neri e dice però le italiane in gran maggioranza hanno i capelli neri. Lei si deve far conoscere come qualcosa d'altro e allora non si tinge in biondo ma si tinge in platino. Adesso è abbastanza, non dico normale, però insomma ci siamo anche abituati. In quell'epoca il platino era un colore di capelli che non si era mai visto. Si tinge, utilizza un cerone ocra proprio per fare contrasto coi capelli, indossa scarpe con tacchi altissimi, che poi vedremo saranno per lei anche un pericolo. I suoi abiti sono tra i più eccentrici che si possano trovare, lei li fa fare espressamente e usa i turbanti che fino a quel momento non si erano mai visti e poi utilizza litri di arpège, profumo francese, fa comprare e lei dice compra a sue spese le rose, però devono essere baccarat, no? Non rose normali, che distribuiva, no? E ho visto alcuni filmati in cui lei lancia queste rose dal pubblico gliele rilanciano, no? Per cui facendo un po' di come la guerra dei cuscini, no? La lotta con i cuscini. Dice va bene, adesso il personaggio è costruito. Iole, Anna, Menzio, cioè capite che non ispira come nome, non è un nome da mettere sui cartelloni. Allora, su suggerimento, perché non è tutta opera sua, poi magari si vedrà, pensa al dio Osiride dell'antico Egitto e dice mi chiamerò Wanda e Osiris. Il regime fascista che di lì a poco prenderà il potere e soprattutto sembra che fosse Starace che avesse dato questo ordine, le chiede gentilmente, lei lo dovrà fare, di cambiare nome e cognome e diventerà Wanda con la V normale, non la V doppia, e Osiri. Va bene. Poi la sua carriera è in discesa. Con Macario nel 38 c'è il suo primo incontro con una scena in cui ci sono delle scale con dei gradini che lei scende, no? E poi nella seconda parte quando vedremo dei filmati lo si vedrà proprio, no? Con questa sua postura molto molto importante. A quel punto i suoi primi gradini sono 20. Però a ogni spettacolo aumentano fino a diventare quasi quanti quelli del Vittoriale di Trinità dei Monti. E lei in una intervista confessa, quei gradini erano un'ossessione, una disperazione, perché temevo di cadere anche per via dei tacchi che portavo, che erano dei tacchi, adesso si dice 18-20, ma erano anche di più. Perché bisogna tener conto che lei, come Millie, era una donna minuta, però vedendola dava l'impressione di essere imponente, perché aveva questi vestiti, i tacchi, il turbante, per cui mezzo metro lo guadagnava con questo. Allo scoppio della guerra si trasferisce a Roma e poi lei ha sempre delle invenzioni, no? Inventa la scala, poi inventa anche il come entrare in scena. Nel 40 in Tutte le donne, che è una rivista, entra facendosi portare, no, in un astuccio di profumo.
cioè i suoi boys portano l'astuccio di profumo da cui lei esce. Nel 43 che succede a Copacabana, poi ritorna a Milano, perché Milano è bene o male è la capitale della rivista, e nel 46 entra nella compagnia teatrale Garinei Giovannini, che cioè, tutti noi conosciamo perché ha firmato i più grandi successi sia del teatro che della televisione. Nel 48, domani è sempre domenica, esce da una conchiglia come Venere. Poi nel 48, uno dei capisaldi della nostra rivista, al Grand Hotel, sempre di Garinei e Giovannini, scende una scala interminabile e in questa rivista canta Sentimental e Ti parlerò d'amore, che sono due pezzi, ecco, se voi l'ascoltate, ecco, Sentimental, no, in cui lei ha proprio questa voce, lei allunga le vocali, Sentimental, no? Però piaceva. Lavora, suo partner è Gianni Agus, con cui poi condividerà anche la vita. Lei rivelerà di aver avuto un grande amore, non si è mai sposata, ha avuto una figlia e non si è mai saputo di chi fosse la figlia. Si sa che questo, il padre di sua figlia, era un uomo anche, cioè molto ricco, appartenente a una classe molto agiata. Vedete, ecco, questi sono un po', vedete, dal 50 al 63, tutte le sue, alcune non sono, vedete che per esempio nel 54 in festival lavora, cioè i boys che sono i ragazzi che la contornano, sono Lionello, Pisu, Pandolfi, e alla regia c'è Luchino Visconti, scusate se poco. Poi nel 55 comincia una serie di disgrazie. Al Lirico recita nella Granduchessa e i Camerieri con Gino Bramieri, scivola, i tacchi sono tremendi, cade e lo spettacolo deve essere sospeso. L'anno dopo, in Ok Fortuna, un cornicione crolla sulle ballerine. Nel 57 è a Napoli, al Politeama, costumi e scenografie vengono distrutte da un incendio. A questo punto lei medita il ritiro e non avrà, poi vedremo qual è il suo ultimo spettacolo. Nel 63 è in Buonanotte Bettina, che forse avrete sentito nominare, con Walter Chiari e Alida Kelly, lei fa la suocera in pratica. Qui l'abbiamo già detto, ecco, allora il suo ultimo spettacolo è Doppio Rosa al Sex nel 58-59, che è un fiasco completo. Tutte le varie rappresentazioni non si terranno, se ne faranno solamente la prima, poi altre poche, perché il pubblico ormai è diverso, è cambiato. La banda Osiris, che era la bandissima, no? Perché veniva chiamata così, non attira più, non attrae più, il pubblico è cambiato. Lei è rimasta sempre uguale, ma il pubblico invece è cambiato. Infatti ho letto varie critiche, questa mi è sembrata la più cattiva, se vogliamo. Dice che la bandissima è diventata la più grande imitazione di se stessa, che penso che per un'attrice è una stroncatura tremenda. Abbiamo visto nel 74 la sua ultima apparizione, Nerone morto di Ubai. Lei recita in pochi film, sono poche le pellicole, e in quelle pellicole recita Wanda Osiris. Cioè, non ha un grosso repertorio, un grosso ventaglio di interpretazioni. Si ricorda I pompieri di Vigiù,
perché sono, vedete, no, con Macario, con Totò. Nel 55 un film più serio, Carosello del Varietà, e nel 73 con Alberto Sordi e Monica Vitti, Polvere di Stelle, che voi sapete che è regia di Alberto Sordi. Recita anche in televisione, recita, insomma, appare, fa delle apparizioni in televisione, La super spia e La vera storia della donna del mistero. Incide dischi, però sinceramente sulla qualità di queste registrazioni, cioè di come canta, che ci sono dei titoli immortali, no? Ti parlerò d'amor, quando si sveglia tu musica divina, no? Penso che tutti l'abbiamo sentite, e c'è una bella discografia. A San Marino le viene dedicata anche un francobollo. Lei era molto generosa, faceva però beneficenza senza farlo sapere. No? Sono molti i suoi beneficati, tra questi un villaggio in Costa d'Avorio. Cioè lei adotta tutti gli abitanti di questo piccolo villaggio. Muore a 89 anni nel 94. Ecco, una figura interessante, una figura a cui contrapponiamo Millì o Carolina Mignone, che nasce ad Alessandria nel 1905 e muore a Nepi nel 1980. Ecco, questa è, in questa fotografia, è la classica postura di Millì. Se voi andate a rivedere vari spezzoni di vari spettacoli, di canzone, lei ha, e poi vedremo che ci sono anche alcune riflessioni. La mamma è Teresina Monti, che si fa chiamare Emilia, non si sa perché. Il padre è Arturo Mignone, che è benestante, però non ha voglia di lavorare. Tutto quello che fa, come si dice, quello che fa è sbagli, no? Perché un insuccesso dietro l'altro, un fallimento dietro l'altro. Millì è la prima. Dopo di lei Ottone Giuseppe, detto Toto, e Gaetana Cesira, che è detta Mitti. A un certo punto, dopo l'ennesimo fallimento, il padre scappa, senza dire niente, va in Argentina, dove si rifarà una vita, non darà più notizie di sé, i figli lo ritengono morto. La mamma, che non sa fare altro, intraprende la carriera artistica, tra virgolette, di soubrette nella provincia piemontese. Non può occuparsi dei tre figli che vengono messi in collegio. Collegio, per modo di dire, perché sono in pratica degli orfanotrofi. Millì, in questo orfanotrofio che è gestito da suore, si fa riconoscere per la sua voce, che viene definita voce di un angelo. Colui che aveva causato, diciamo così, l'ultimo fallimento del padre, aveva garantito un sostentamento alla famiglia, che però a un certo punto cessa. Così la mamma deve ritirare i ragazzi, sono ancora bambini, e riportarli in casa. Intanto Emilia aveva scelto come nome d'arte Millì, e qui si spiega perché la nostra Carlotta Carla Mignone si farà poi chiamare Millì. La vita è grama, la famiglia Mignone proprio ha una vita molto grama. A un certo punto lei dirà: in un Natale avevamo solamente un sedano da spartirci in tre. In tre perché? Perché la mamma, seguendo l'esempio del padre, se ne va, li abbandona. E loro sono costretti a sopravvivere. Millì trova lavoro come cassiera al Teatro Iris. E qui c'è un episodio che vale la pena di ricordare, che ricorderà poi la sorella Mitì.
in questo teatro cinema, a un certo punto, dopo che Millì lavora come cassiera, c'era una coda incredibile di ragazzi e meno ragazzi che andavano a comprare il biglietto, poi magari facevano ancora la coda perché erano affascinati da Millì. Allora il proprietario del teatro dice: beh, se ha così successo come cassiera, mettiamo la prova, io la faccio salire sul palcoscenico, per cui le fa una audizione e la scrittura a 12 lire al giorno. Cambia il suo nome naturale e prende il nome della mamma e chiede e ottiene che anche i fratelli, cioè il fratello e la sorella, Toto e Miti, lavorino con lei. E lì comincia la carriera di Millì. Lei comincia come ballerina. Con i suoi due fratelli crea il trio Mignone, nel quale Miti e Toto ballano il tip tap e cantano. Lei canta e balla. Tra gli spettatori, e ancora scusate se poco, che vanno ad apprezzare lo spettacolo, ci sono Trilussa e Anna Fugè, di cui abbiamo già parlato, che le regalerà, se vogliamo così dire, due canzoni bellissime, Vipera e Addio Signora, che Millì metterà poi nel suo repertorio. Il trio Mignone diventa famoso. Questa fama giunge alle orecchie della mamma, che si ripresenta. I figli la perdonano, se la famiglia si ricompone, e la mamma assume la gestione dell'azienda, perché ormai è diventata una piccola azienda. E loro passano di successo in successo. A Milano si esibiscono all'Apollo, al Trianon, a Roma all'Eliseo, a Napoli il Salone Margherita con Edoardo De Filippo, insomma non stiamo parlando di e poi vabbè, qui abbiamo varie riviste di, allora scusate perché si ribella, eccolo qua. A Torino al Parco Michielotti canta le sue canzoni più belle, e tra gli spettatori c'è uno spettatore un po' particolare che è il Principe Umberto, no? Allora, il Principe Umberto ha 22 anni, lei ne ha 20. Nasce una simpatia, un amore, comunque mi sembra più che normale, solo che Umberto è il principe eredo. Intanto si sta pensando... Nel contratto di matrimonio si prevedono varie cose, e tra queste varie cose è l'abbandono della vita precedente, perché Umberto era un bellissimo ragazzo, perché 22 anni, un viveur, no? Proprio era, passava le notti, allora si chiamavano tabaren, vabbè. Però era anche giudizioso e... Gli dicevo, tra le clausole quella di abbandonare la vita precedente e, clausola aggiuntiva, Millì. Per cui il grande amore, tra coloro che sono affascinati da Millì c'è anche Cesare Pavese, che a quell'epoca aveva 19 anni. A Cesare Pavese era sempre piaciuto il teatro. Lui infatti scrive anche critiche teatrali sui vari giornali. E qui lui le dice che in pratica è innamorato di lei. Io non sono che un comunissimo studente di 19 anni e lei è lontana, tanto lontana. Millì non leggerà mai queste le lettere, questa è una delle lettere, ma Cesare Pavese gliene manderà molte, molte, che vengono intercettate dalla madre, che teme che un amore possa distogliere la figlia dall'arte. Per cui, non so con chi ne parlavo prima, qualcuno ipotizza che
se Cesare Pavese avesse potuto frequentare Millì, forse non si sarebbe ucciso. Però la storia non si fa né con i se né con i ma. Probabilmente sì, probabilmente, chi lo sa. Comunque, e quando poi Millì riceverà tutte queste lettere, naturalmente non fu tenera con la madre. Nel 28 al Dal Verme e canta Stra Milano, che non so chi si ricorda, STRAMILANA. E poi nel 31 la compagnia viennese Schwarz viene a Milano per rappresentare al Cavallino Bianco e cercava un interprete. E Millì è l'interprete ideale, un altro grandissimo successo. Nel 1932 la sua prima apparizione in una pellicola cinematografica, Tre uomini in frac, in cui lavora con i due De Filippo, Tito Schippa e Assia Noris, per cui il meglio dell'Olimpo cinematografico. Queste sono altre pellicole, ce ne sono anche altre, però direi che nei film, nelle pellicole cinematografiche, se non secondo me le ultime, I dolci inganni di Lattuada del 60, Metti una sera a cena, che penso che molti abbiamo visto, e Il conformista, ecco, aveva delle parti, naturalmente non era la protagonista, però secondo me era da guardare. Lei soprattutto canta, la sua voce è magnetica, secondo me. Inizia a registrare per la Columbia dei 78 giri, viene chiamata a Parigi, dove ha un successo strepitoso, viene chiamata La Petite Italienne, perché era più o meno alta, bassa come me, 1,50 m. E qui quello che vi raccontavo prima, un impresario americano la nota e le dice: senti, se tu non hai scritture subito adesso, io ti offro una scrittura di 7 giorni, ti pago la traversata, poi l'albergo, tutto, ma vieni, fai un'esperienza. Lei dice: ma io non so una parola di inglese. Dice: vabbè, dai, tanto tu canti in francese, canti in tedesco, canti in italiano, vedrai che piacerai. Lei non ci pensa pochissimo e accetta. Canta a Rainbow Room, che è al 54esimo piano del Rockefeller Center, e da lì comincia, cioè quella era la sua prima scrittura, comincia la sua avventura americana, che avrebbe dovuto durare 7 giorni e che durerà 15 anni. Da lì poi va nei club, perché voi sapete, negli Stati Uniti più che nei teatri sono nei club. Lei canta con Duke Ellington, conosce Clare Gable, Cole Porter. Adesso è diventata Millì Monti. Lei è presentata e ricevuta alla Casa Bianca dal presidente Roosevelt. Adesso non so quante cantanti di quell'epoca andarono proprio in visita ufficiale da Roosevelt. D'accordo, lei era stata ricevuta dai reali d'Italia, perché era stata invitata a cantare all'onomastico della regina Elena, la mamma del suo ragazzo, diciamo così. Però insomma, penso che anche essere ricevuta dal presidente degli Stati Uniti non è niente male. Lei fa parte proprio di un'elite, entra a far parte di un'elite, e le più grandi famiglie americane la accolgono, tra queste la famiglia Dupont, che i Dupont sono quelli che sono, se voi andate a vedere su qualsiasi motore di ricerca, dalle armi a qualsiasi prodotto, no, loro c'entrano nella produzione. Riceve anche la cittadinanza e il passaporto americano, che secondo me ha dell'incredibile, perché anche allora non era così semplice. Cioè non è che adesso, a parte fatto la green card, ma non è semplicissimo diventare cittadini americani. Lei aveva anche, insomma, grosse spinte, no? Poteva contare su
su molte amicizie che la potevano aiutare. Allora, vediamo, eccolo qua. Quello che volevo farvi vedere. Ecco, vi dicevo, ospite, lei prende residenza nella, nella tenuta della contea. Questa è la foto di Louisa Carpenter DuPont, con cui lei stringe una stretta, un'affettuosa amicizia, che è stata un personaggio incredibile. È una delle prime donne aviatrici, che infatti morirà ormai anziana in un disastro aereo con il suo aereo. Ed è, forse poi ne parleremo anche dell'aviazione e di quel periodo, della prima aviazione, perché le donne diventarono protagoniste, ne morirono in tante, beh, tutti forse non so, ma comunque qualcuno si ricorderà di Amelia Earhart, che è stata la prima, vabbè, comunque magari di questo ne parleremo. Adesso, anche per farvi capire con chi Millì entra in relazione. Poi non si sa se perché litiga con qualcuno, finisce un amore. Questo rimane nel mistero. Comunque nel 48 ritorna in Italia. Però tutto quello che aveva fatto nel periodo precedente, negli anni 30, ormai è dimenticato. Deve ricominciare tutto da capo, anche perché l'Italia è cambiata. C'è stata quella piccola avventura, no, della guerra, no, che ha modificato completamente tutti gli equilibri. Inizia sempre con la rivista, però il momento più importante è quando nel 1956, nel febbraio del 1956, lei è al debutto dell'opera Da tre soldi di Bertolt Brecht. Lei aveva superato un provino che aveva fatto con Giorgio Strehler, che era rimasto incantato da Millì. Voi la vedete, questa è una locandina, perché poi andranno in tournée, questa è la tournée che fecero in Francia. Lei è Jenny delle Spelonche, non so se qualcuno si ricorda, che è un personaggio bellissimo, no? Mentre Tino Carraro è Mackie Messer. E sull'Unità si scrive di lei: quando ho ascoltato Millì ho avuto l'illusione che il tempo non fosse passato. In quei toni caldi, in quei silenzi espressivi, in quelle suggestive penetranti sfumature, io sentivo ancora viva e giovane quella Millì che fu asso della rivista e fino da allora raffinata attrice drammatica. Essa è stata una dei più degni protagonisti. Per cui direi che anche questo. Poi uno spettacolo bellissimo, a cui ho assistito anch'io, Milanin Milanon, in cui ci sono queste canzoni che a qualcuno diranno qualcosa: La Rue de la Gira, Nostalgia de Milan, Canzone de quand se rigiuina, che poi ripresenterà nel 73 e nel 76. Io assistetti alla ripresa del 76. Poi recita anche, si esibisce anche al Gerolamo, e una tappa importante, che però lei, insomma, che per lei invece non fu così importante, è in cui a lei era affidata la zona dei ricordi, le canzoni degli anni 20, 30 e 40. Oriana Fallaci, no, scrive: piomba con le sue rughe, il suo fascino alla Marlene, perché molto ricorda Marlene Dietrich. Camminata aggressiva e sguardo sprezzante, canta due o tre canzoni de modè, se ne va. Spalle all'indietro, testa alta, lasciandoci sempre un po' sbalorditi. È il ritratto proprio di Millì. Però l'anno successivo Falqui le offre ancora un contratto per
continuare a studio 1, ma lei dice no, no, perché io non voglio essere costretta. Poi dopo tutti pensano che io sia solo quella che canta Vipera o che canta Malamore, no, no, niente. Paolo Grassi, sempre piccolo teatro, no? Le cuce su misura un recital, canzoni come costume, canzoni come civiltà, che sono 120 canzoni che lei canta in 2 ore, e anche a questo io ho assistito, sono canzoni italiane, tedesche, francesi. Tra queste Come pioveva, Cara piccina, parte dell'opera da 3 soldi, Morirò a Buenos Aires, e poi questo bellissimo pezzo di Astor Piazzolla, Preludio pare l'anno 3001, che è Rinascerò nell'anno 3001. Nel 78, grande onore, lei rappresenta l'Italia al Festival di Berlino. Su Die Welt, questa è una traduzione per cui l'ho fatta io, avrei dovuto migliorarla. La grande signora della canzone italiana aveva riportato la sua vittoria a Berlino. I bis sono stati strappati alla cantante perché il pubblico, che ormai aveva provato gusto all'ascolto, era diventato così pressante, con mani, piedi, entusiasmi, fiori, tanti, da trasformare il desiderio in pretesa. Cioè, continuavano a chiederle bis, mandandole baci e fiori. Torna da Berlino e la tragica scoperta, un cancro, e muore il 22 settembre del 1980. E si conclude così la entusiasmante vita di Millì. C'era già pronta un altro programma, un'altra sua esibizione curata da Filippo Crivelli, notissimo autore e regista, che l'aveva, però purtroppo non è stato possibile, la malattia non le lascia a scampo. Benissimo, concludiamo la trasmissione, salutiamo